Quando l'allenatrice Roberta Bindi mi ha fatto la proposta di affiancarla, mi sono messa subito davanti e ho detto che mi piacerebbe fare questa cosa qui. Senti, voi siete di origine marocchina? Sì. La storia di Lamia parte dal Marocco e arriva qui ad Arezzo, nel Pala Estra, dove si allena tutte le settimane la scuola basket Arezzo, in particolare le squadre del mini basket, quindi dei più piccoli. Proprio per loro, appunto, Lamia è una aiuto allenatrice. Flora e Leonora sono due attaccanti. Al via, quando ci si chiama, vi dovete toccare te e Flora, vi dovete toccare le mani così. Think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. Lamia è sposata e ha due bambine. È arrivata in Italia con il marito 14 anni fa. Le due figlie sono nate qui. Quando nel 2021 le iscrive al mini basket della scuola Basket Arezzo, dopo poco inizia anche la sua avventura da aiuto allenatrice. Nella società è stata accolta con grande gioia e naturalezza. Noi abbiamo tantissimo mini basket, mi sembra siamo sopra i 200 e ci sono bambine di tutte le etnie, di tutti i colori, per non fare... veramente è bellissima questa cosa. Tra circa 200 genitori, ci racconta la responsabile del settore mini basket, è stata l'unica a dare la sua disponibilità. Mi fa molto piacere perché la figura femminile, specialmente nei gruppi femminili piccolini, è importante. In queste piccole, ma anche importante nel passaggio 10-11-12 anni, e avere per tante problematiche anche di spogliatoio, insomma, alla fine. Nei quotidiani è stata definita l'allenatrice di basket con il velo, ma per lei non è il caso di stupirsi così tanto. Ci sono insegnanti che sono con il velo, ci sono dottoresse, ci sono scienziate con il velo, quindi cioè, quando sei in un paese musulmano puoi portarlo o non portarlo e fai quello che vuoi fare, non vedo qual è la differenza. Quindi secondo te ci dovremmo stupire molto di meno, insomma? Esatto. Continuerai questa attività di allenatrice o rimarrà soltanto una passione così nel tuo tempo libero? Per adesso diciamo che continuerà così finché non trovo qualche opportunità per poterlo farlo in modo professionale, o se mi capita qualche offerta, sì, ma per adesso continuo a farlo così. Pronte? Via! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. All I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe.